Poracci, come va? Come va? Ritardissimo, caldissimo. Mi si sente? Sì, mi si sente. Mi ricorda ancora come si fa. Non parleranno solo di Scarlatto e Violetto, no, faranno anche altri annunci relativi a titoli, tra virgolette, minori. E la cosa più hype potrebbe essere Pokémon Sleep. Non mi aspetto nulla, ma sono già deluso. Questo è il modo giusto di affrontare le cose. Detective Pikachu 2, addirittura, cioè, dite che sparano relativamente una bomba del genere? Poképark 3, no, vabbè, ragazzi, ma secondo me non. Come fate a essere speranzosi anche in queste occasioni? Io vi voglio molto bene. La mia attenzione è monopolizzata da Xenoblade Chronicles 3, lo sto giocando il più possibile, prima e standard. E vorrei riuscire a parlarne il prima possibile, ma non penso che ce la farò in realtà, perché andremo direttamente dentro alle vacanze di Augusto, Augusto Imperatore. È interessante fare un confronto a livello tecnico, poi magari anche di gameplay, giocabilità, eccetera, eccetera, tra quello che ha proposto Game Freak quest'anno, prima con Leggende Pokémon Arceus e poi in seguito con Scarlatto e Violetto, e quello che ha fatto Monolith Soft, perché io penso che Xenoblade Chronicles 3 sia un titolo con cui si dovranno scontrare non solo Game Freak e in generale un po' tutti gli open world, ma anche il prossimo Zelda. Cioè, alza veramente l'asticella della qualità a livello di world design e qualità generale raggiunta da un motore grafico su Switch. Impressionante. Però sono un po' offeso, ragazzi. Qua siamo una sessantina, sul canale ufficiale di Pokémon Italia siamo 2400, non va bene. In quanto unico canale di internet.com che parla di videogiochi, vorrei che insomma fosse rispettata questa nomea. Ti aspetti un miglioramento grafico da parte di Pokémon Scarlatto e Violetto? Secondo me saremo sempre là. Ci sarà un piccolo improvement, come diciamo noi inglesi, ma più o meno l'impatto grafico sarà sempre quello. Però è pur sempre un piccolo passo in avanti rispetto a quello che c'era prima. Non mi sentite? Ma questa cosa è strana. In teoria dovreste sentirmi. Pokémon Unite, the hot app for Nintendo Switch and mobile devices. Vai di Unite. Vabbè, si sapeva che l'inizio sarebbe Pokémon stato Unite tutto has su continued to grow giochi and evolve mobile, since side its release projects, 1 year eccetera, eccetera. ago. Additionally, Buzzwole will be joining Unite Battles starting today, August Buzzwole, 3rd. Buzzwole is an protagonista di Mr. all-rounder that Moschito, can grapple ricordiamolo. opposing Pokémon and launch them into the air. Finalmente Pokémon scalata! Vabbè, terzo anniversario di Masters, perfetto. È tornato. What's this? Looks like Mewtwo's No, back in the Gesù. Pokémon Cafe Remix game, and Comunque it's hungry. stanno veramente facendo del Make teasing delicious drinks and dishes pazzesco. with your Cafe 1. Tutti che Gather great chiedono dov'è staff. Mewtwo? Mewtwo likes Come to si order cattura small Mewtwo? plates, Ma so gather nessuno che si staff that domanda specialize in quando è small l'ultima volta che ha plates. mangiato? Pikachu. Next up, an update on the Pokémon Scarlet and Pokémon Violet Finalmente. games. Ok, testo lo schermo e doppiaggio non sono presenti in gioco. Perfetto, vabbè, non fatevi strane idee, ragazzi. Ah, se non altro sembra esserci maggiore. No, ok, sto zitto. Stavo per dire c'è più vegetazione, maggiore densità poligonale, ma chiaramente era l'inquadratura fatta. Oddio. Attention, please. Today we begin the treasure hunt. Travel across Paldea. Paldea. Get to know the region. Quindi, cioè, sono subito i mezzi di trasporto e i leggendari. Ed The abundant nature. effettivamente erano una moto e un'altra moto. The rich culture. Quelli là erano dei benzinai. Beh, però vedete, Who hanno will you lavorato un po' meet? sulla vegetazione. What will you achieve? I capelli si muovono. I suoni sono sempre gli stessi. E questa era la meccanica dei cristalli, no? Che era un hint, penso, proprio del primo teaser trailer. Chi è? Spacco cristalli. E quindi ci sono anche nuove forme.
Let the treasure hunt begin. La caccia al tesoro. Questa è One Piece praticamente. Venerdì 18 novembre. Lo sapete, il 19 è il mio compleanno. We're now starting to get a clearer picture of your adventures to come in the Paldea region. Paldea. I'd like to dive a little deeper into the information presented. Vediamo un po' lo spiegone. So let's take a closer look together, shall we? The newest titles in the Pokémon series are the Pokémon Scarlet and Pokémon Violet games. These titles will be open-world RPGs, a first for the Pokémon series. Sprawling landscapes and vibrant towns weave together to form the Paldea region, where your new adventure will unfold. These are the legendary Pokémon, Koraidon and Miraidon. You'll rely on one of them as a partner in your adventure. Sembravano molto Climb on! And together you'll dash across grassy fields, move across water, and glide through the sky. Your partner can change forms as needed while you explore every nook and cranny of the region with them. Credo la storia preferita. You will be enrolling at a certain academy as a student, and a special independent study project awaits you, the treasure hunt. Through it, you'll embark on a journey to find treasure of your own here in Paldea. Three grand stories are waiting for you. Tre storie. One story will revolve around the familiar gym battles. Okay. You'll go to 8 Pokémon gyms and aim for the champion rank. Okay. In these games, there is no set path you must take when challenging the gyms. Chart your very own course along Victory Road. The other two stories you'll experience hold many surprises and discoveries as well. Which story will you begin with? How will you progress through them? Diteci quali sono. It is all up to you. Professor Sada and Professor Churro, research legends passed on in the Paldea region. Mr. Clavel is the director of the academy you'll attend. And Mr. Jacques is your homeroom teacher, who teaches biology. You'll have your battle-loving friend, Nimona. Nimona. And you'll meet Arvin, an upperclassman and a great cook. There's also Penny, a shy student in your grade. There are gym leaders too, like Grusha, the ice-type gym leader. The people you meet in Paldea are sure to enrich your adventures. Oh, vediamo un po' di Pokémon, dai. Fateci delle chonche e nessuno si farà male. Also called the Paldea region home. Nemona. This Pokémon chi è quel Nemona che sbatte i Pokémon? Regional form of Wooper. It lives on the land and covers its body with a poisonous film. Fido are delightfully squishy Pokémon that are smooth to the touch. And here's Titan, which has a large body and a hard horn that can freeze its surroundings. Oddio, cosa mi ricorda questo? Of course, we also have the Pokémon from which you'll choose your first partner. Sprigatito, Fuecoco, and Quaxly. Yeah. Enjoy meeting lots of Pokémon. Shukino! And complete your Pokédex as part of your adventure. Cos'era? Ricordatemi che il montaggio è una cosa di cui dobbiamo discutere. You can enjoy co-op play with up to 3 friends. You can go look for Pokémon you haven't yet discovered. Or even ride together to race across the map. Enjoy all the Paldea region has to offer with family and friends. Terra Crystal. Terra Crystal. The terrestrial phenomenon makes Pokémon shine like gems. Shine like gems. Cioè, gli hanno messo un filtro Snapchat, un filtro WhatsApp, sì, un filtro. Vabbè, hai capito, un filtro. All Pokémon in the Paldea region are able to terrestrialize, which can provide a boost to a Pokémon's type and make its moves stronger. Cioè, ma gli viene presente in testa il tipo di riferimento. Some Pokémon will change type when they terrestrialize. Ok. Quella sorta di corona indica il tipo. What type they become seems to depend on that Pokémon's Terra type. Eh sì, perché c'hanno tutti il candelabro se sono di fuoco. La fontana adesso non For example, an Eevee would typically remain normal type after terrestrializing. Normale but there could be Eevee that become grass or water type after terrestrializing. Posso dire che è un po' pigra sta cosa del cappello. Pokémon with rare Terra types. E vabbè, è questa. Pokémon that have rare Terra types are more likely to appear in Terra raid battles. Dai raid di ottava generazione. You can challenge Terra Pokémon in these battles with up to 3 other trainers. This is a new kind of raid battle, where you can attack or heal with your own timing without having to wait for your allies.
Try to cooperate with your allies to get the upper hand in these battles. Un candelabro con un candelabro in testa. After you successfully defeat a Terra Pokémon, you'll get the opportunity to catch it for yourself. Vabbè, questi sono i raid, no? Sostanzialmente di... We've kept all the things you love about Pokémon. La grafica. While evolving the adventure you can have in Pokémon Scarlet and Pokémon Violet. We hope you look forward to the day you set out on your adventure. Ora ce lo riguardiamo un attimo, ci riguardiamo i punti salienti, però voglio leggere le vostre impressioni al volo. Che scrivete qualcosa. Io un'idea, vabbè, me la sono fatta. Anche senza leggervi, però voglio la conferma. Niente Pokepark, no, in Pokepark non c'era. Vabbè, ma se qualcuno di voi si aspettava Pokepark, cioè... Ti hanno convinto leggermente di più, delusione. Appena arrivato, bello, schifo la presentazione. Speravo di morire prima, invece. Meno 10 su 10. Di corsa online non lo compro. Però potrebbero farlo, ma non lo faranno mai. Avrebbero bisogno di un netcode quantomeno quasi funzionante. Una doccia per togliermi di dosso tutta questa merda che mi è piovuta addosso vedendo questa presentazione. Non ho capito la cosa dei leggendari, secondo me neanche loro. Non ho neanche azzeccato la prediction. È comunque una dote. Che sbocco, leggendari di che? Io non ho idea, gran parte di Scarlet e Violet sono solo raid dei leggendari. Niente Metroid, ma infatti proprio. Too much water. Il peggior Pokémon Presents, e ce ne voleva. La meccanica non è malvagia, è quasi carina esteticamente. Dici quella del Terra Cristallo? Come si chiama? Boicottiamo in massa sta roba. Guarda, se vuoi lo possiamo boicottare tutti e 85, ma penso che la serie di Pokémon si muova su numeri leggermente più grandi. Ci sono un paio di meccaniche che non hanno ancora mostrato. La cristallizzazione è ok. Meglio giocare a Digimon a sto punto. Non lo so, è comunque un'avventura grafica Digimon Survive. È una visual novel, scusa. Al confronto le mount di Arceus sono F0. Brutte brutte. Allora, qui inizio a esprimermi anch'io. Bruttissime le... Così almeno il primo impatto... Le versioni motorizzate, le versioni motoretta dei leggendari, perché comunque come erano stati presentati sembravano molto più imponenti i due Pokémon simbolo di questa nona generazione, che svettavano su quei monti enormi, sembrava parlassero di modernità e passato, eccetera eccetera. Un Liberty e una Vespa. Ma che è? E quindi a quanto pare sì, i leggendari saranno catturabili da subito, probabilmente le forme si sbloccheranno piano piano, no? A meno che non ci sia l'intenzione di renderlo veramente un open world e quindi magari rendere più o meno esplorabile tutto quanto da subito, quindi hai immediatamente tutte quante le forme, sia per volare che per nuotare che per arrampicarti eccetera eccetera, e poi scegliere te la direzione da seguire. Non so se Game Freak sia in grado di gestire una progressione del genere, ecco. Allora, trailer montato proprio male, ragazzi, montato male, perché se ci pensate, con Arceus hanno provato a dare la sensazione di una Isui sospesa nel tempo, no? Quindi era tutto molto ampio respiro, tutto super lento, c'erano... le vedute di questi panorami agghiaccianti, però il senso era quello di esplorazione, roba ampia, libertà, e quindi era tutto molto arioso, tutto molto lento. Qui, secondo me, hanno voluto dare, con un montaggio serratissimo, la sensazione di modernità, tecnologia, super velocità, solo montato proprio di merda, e soprattutto con delle immagini che comunque, anche se le mandi in rapida successione l'una dopo l'altra, Ti trasmettono tutto tranne che senso di... Cioè, non lo so, io non riesco a rimanere coinvolto guardando queste immagini. E insomma, pure i segmenti in moto mi sono sembrati tutto tranne che spettacolari. Quindi, non lo so, secondo me hanno provato a fare un qualcosa che non gli è riuscito pienamente, tanto per cambiare, vabbè. Però, in questo senso, proprio nella presentazione in questo caso, proprio nella presentazione del trailer, hanno sbagliato un po' il ritmo. Ho capito quello che volevano fare, ma non gli è uscito minimamente. Almeno questo è quello. È la sensazione. È la prima sensazione che mi è venuta in mente. Parliamo un attimo di una cosa. Il fatto è che magari possono essere. Cioè, a modo suo è rivoluzionario anche questo gioco, no? Perché per la prima volta hanno detto il titolo, anzi, due titoli saranno composti da tre modalità principali. Loro l'hanno chiamata storia, ma è chiaro che ci sono, diciamo, tre gameplay in uno. Il primo non avrà una progressione lineare,
Poi magari gli altri due, uno sarà l'online, l'altro sarà, non lo so, il farming dei Pokémon. Però già dire che non c'è più una progressione lineare dopo lo stravolgimento di Arceus che ha aperto a, diciamo, all'open zone, non proprio all'open world, anche questo a modo suo epocale, però cioè, più ci penso e più non posso non pensare che alla fine non sono rivoluzioni, cioè sono cose che stravolgono il brand Pokémon, ma non hanno nessun tipo di influenza poi nel panorama videoludico più ampio. Cos'è? Che mi rappresenta? Niente, cioè sì, ok, un gioco non lineare. Sì, poi sarà fatto da paura? Dubito, non lo so. Cioè, non... Madonna. Tra l'altro, questa qua è una scelta particolare, avergli messo due ruote e While you comunque farlo explore andare a every nook and piedi. cranny of the region Ma within, perché? Non le usa mai le journey ruote. E to poi, find cioè, treasure of your commentarlo own graficamente here in Kaldheim. mi sembra abbastanza inutile. Three È gilded il gioco è pearls. agghiacciante. Guardate le texture in lontananza. Hanno, forse sì, qui hanno spinto un po' di più sulla vegetazione, An eight, no sip. hanno provato a rendere un po' più meno desolate le ambientazioni, però il risultato è sempre Path you molto must take when altalenante. challenging. Non lo so, non lo so. C'è anche, mi sembra, la volontà di variare un po' gli Any NPC. I surprises modelli dei and Pokémon discovery forse sono la cosa is as più well. Which bella in story will you assoluto begin di with? tutto How quanto il gioco, però appunto ci sono many questi scorci con surprises l'erba and animata. discoveries as Che well. però, cioè, poi appena guardi un po' in lontananza sparisce tutto quanto, l'effetto forse Which è story will ancora you begin with? peggiore. I panorami non si It is possono all up to you. vedere. Il design dei personaggi e dei Pokémon non dispiace affatto. Oddio, This forse ecco Pokémon il is the Paldean regional Wooper form di of Paldea Wooper. non mi ha fatto impazzire. Però, insomma, secondo And me here's the Tyrant, sul which has a cuteness e large sul body and a chunk hard bone that can freeze its surroundings. hanno fatto delle belle Of course, scelte. Gli Poikoko. starter, a parte sbrigatito. Pokémon, Non sono male. your Oh, lo so, ho Pokédex. detto che non avremmo parlato della grafica, però. Cioè, tolta la vegetazione, queste sono le texture del terreno. That's as part 2022. of your Vabbè. adventure. Vedete, secondo me hanno un po' cercato di migliorare il colpo d'occhio. E effettivamente in alcune sezioni sembra migliore. Però, se poi vai. Cioè, è una di quelle grafiche che nel momento in cui ti avvicini, ti fermi un attimo razionalmente ad analizzare elemento per elemento, cioè, è proprio. È Discuss further. scandaloso. E non ti devi neanche Or even sforzare ride più to di him. tanto. Guardate le ruote. Vi ricordate le gomme da cancellare, quelle blu, esagonali? Porca miseria. Ecco, To race across secondo the me, map. poi, pure la volontà di rendere i leggendari disponibili da subito ci può stare, va benissimo, però appunto, ripeto, gioca contro il concetto stesso di leggendario. Il fatto che siano spammati così all'infinito e soprattutto siano così piccoli, siano così poco leggendari, non lo so. Questa è una cosa che secondo me gli si è ritorta un po' contro. E secondo me l'hanno fatta per avere la scusa di rimpiazzare così la funzionalità del Pokémon che ti segue. Così dicono: vabbè, ti segue sempre un Pokémon, cioè è addirittura leggendario. Il Terra Crystal o Terra Crystal, non lo so. The Non mi ha terrestrial convinto più di. phenomenon Cioè, makes trovavo più Pokémon shine affascinante with il gems. Gigamax. Però alla fine. Perché no? Non so, sta cosa diciamo, del cappello alla Kirby che indica l'elemento, sa un po' di roba pigra, devo essere sincero. Almeno questa è l'impressione che mi dà. All Però in Pokémon realtà è anche, diciamo, una in the scelta Paldea region funzionale are able to terrestrialize, che può avere which can senso. provide Povero LeChonk, a no? boost to a Pokémon's type Hanno and make its move one-shottato stronger. LeChonk così senza. Some In realtà, per Pokémon will esempio, trovo change anche type molto when they carina terrestrialize. che ne so, il Cristo tipo. Dovevano scegliere di dire Terra tipo o Crista tipo. Cristo tipo. Sarebbe stata molto più coraggiosa la scelta di dire Cristo tipo, però vabbè. Sembra più che altro, non lo so, un item che potresti prendere in Smash e modifica gli attributi del giocatore, no? Che ne so, tipo il coso che ti fa diventare di metallo. E vabbè, forse la cosa dei raid è la cosa che meno Pokémon that have mi rare interessa, genotypes are però more likely to appear per chi in si è Hoenn divertito con raid il battles. multiplayer di Spada e Scudo, certamente You questa can challenge. è una bella aggiunta. This is a new kind of raid battle. Chissà, però non ci sono poi, in realtà non hanno mostrato quello che era stato aggiunto come si dice, con l'espansione, che erano quella sorta di esplorazioni dungeon, e quello era abbastanza figo in multiplayer, mi sembra. E poi c'è una cosa che proprio mi infastidisce dei giochi Pokémon, la totale piattezza del comparto audio, sti versi che non c'hanno proprio mordente, non so, sono piatti.
fatti, non bucano, non mi arrivano, non c'hanno l'X Factor. La ricca natura. Una natura ricchissima, quella di oggi sarà una natura ricchissima, ragazzi. Diciamo che a meno di un anno di distanza di Arceus era pure impossibile aspettarsi qualcosa di meglio. Però siamo ancora veramente a livelli infimi. Però, a onore del vero, con Arceus alla fine io mi ci sono divertito, mi è piaciuto come gioco. E non escludo che anche questo nuovo Pokémon possa divertirmi. Non avendo particolari sentimenti d'affetto verso il brand, non lo vivo né terribilmente bene, né incredibilmente bene, né terribilmente male. Capisco che magari per un affezionato che ha veramente amato Arceus, questo qua può essere un episodio rivoluzionario. Cioè no, rivoluzionario, però può essere tanta roba. Continuo a ripetere che purtroppo c'è questa totale sconnessione dal mondo reale. Tanta roba all'interno di Pokémon in realtà è nulla, è zero. Rispetto a quello che c'è intorno. E vogliamo parlare un attimo di questa cosa, ragazzi? Cioè, magari non fregherà niente a nessuno. Cioè, come può uscire un gioco del genere 3 mesi dopo che sulla stessa console è uscito Xenoblade Chronicles 3? Un titolo graficamente impressionante, proprio bellissimo. È assurdo. Ci hanno messo 4-5 anni ad ottimizzare il motore utilizzato sia nella Definitive Edition del primo che in Xenoblade Chronicles 2. Ma fa impressione. L'open world di Xenoblade Chronicles 3 fa impressione. Fa impressione. E sostanzialmente, cioè, sono due JRPG, quindi più o meno come impianto di gioco è la stessa cosa. Non è che uno è un fighting game, uno è un racing game. Oddio, questo potrebbe essere un racing game, effettivamente. Mentre l'altro è una cosa molto che ha bisogno di molti meno parametri in tempo reale, quindi ha un motore grafico più facilmente scalabile e gestibile. No, cioè, son due JRPG e sono entrambi diventati dei JRPG esplorativi. Ma la differenza è imbarazzante. Tra l'altro, con Xenoblade Chronicles 3 sono riusciti a risolvere il problema della risoluzione adattiva e anche del numero di personaggi a schermo. Ora i paesaggi sono molto più densi, molto più ricchi, eccetera eccetera. Cioè, se Arceus impallidiva nei confronti di uno Shin Megami Tensei 5, che già lì impallidiva tantissimo, Scarlatto e Violetto rispetto a Xenoblade Chronicles 3 sembrano una barzelletta. Cioè, è come paragonare Breath of the Wild a Baldo. Solo che Baldo è fatto da un team di due persone, piccolissimo. E Zelda è fatto da uno degli studi più importanti, da uno dei publisher più importanti al mondo. Ha costruito un hardware per far funzionare bene il gioco. Come cacchiarola è possibile che tra Monolith e Game Freak c'è questo abisso qualitativo impressionante? Appunto dico, c'è questa totale sconnessione che uno, per apprezzare un gioco Pokémon, deve essere completamente astratto da tutto quello che c'è intorno. Io, non essendo un super fan, non ci riesco. Li posso continuare a trovare giochi divertenti, giochi che ti possono intrattenere, giochi che ti possono anche catturare, ma rimangono profondamente insufficienti, profondamente anacronistici. Un grandissimo potenziale che però non mi prenderà mai. Io sono uno di quelli che ha difeso Arceus e sono convinto che sia veramente un bel gioco. Sì, non saranno mai dei flop, dai, è impossibile che siano dei flop. Beh, ragazzi, però non è... Cioè, cerchiamo di essere obiettivi. E non è un passo indietro rispetto ad Arceus. È esattamente quello che ci si aspettava dopo 9 mesi che è uscito Arceus. No, 11 mesi che è uscito Arceus. La stessa, identica cosa, però con degli spostamenti, dei miglioramenti e delle reinterpretazioni. Bisognerà vedere se funzioneranno tutte quante a modino. Però, spezzando delle lance a favore, ripeto, il design non mi dispiace per niente. Purtroppo la realizzazione è quella che è. Ma devo dire che non mi ha disturbato. Pensavo molto peggio. Cioè, parlo sempre da profano della serie, però il design di 8ª generazione mi ha colpito di meno. E anche per quanto riguarda gli NPC, forse, ecco, il fatto che l'open world appiattisca tantissimo i panorami e i paesaggi, a parte la città principale, forse quella è l'unica cosa che mi piace di meno rispetto all'ottava generazione, perché hanno proprio questo problema nel fare il world design, il level design di un open world, e quindi il risultato è questo. Sono tutte zone ampissime che ti dicono veramente poco
sia a livello di caratterizzazione che di conformazione. Tutto il resto non mi dispiace, non mi dispiace affatto. I leggendari ne abbiamo parlato, vediamo come integreranno questa meccanica, ma secondo me gli si è proprio ritorta contro. Di leggendario non hanno nulla perché diventano dei Pokémon funzionali. La nuova meccanica può essere interessante. Vediamo come si strutturerà questa tripartizione dell'avventura principale, che sarà divisa appunto in una storia non lineare. E vediamo in cosa consisteranno quelle altre due modalità che hanno solo teaserato, ma che secondo me poi non... Cioè, magari si tratterà di cose già viste all'interno della serie di Pokémon, ma qui le hanno ribrandizzate, le hanno reintrodotte come un terzo di avventura principale. Staremo a vedere. Sarà interessante tra l'altro vedere, scusate, anche questo, cioè se saranno in grado di gestire una struttura open world, perché sì, sarà open world, sarà open zone, ma sostanzialmente ci sarà, diciamo, una progressione ideale pensata dagli sviluppatori nel seguire le 8 palestre. Nel momento in cui io inizio a scombinare l'ordine di successione tra le varie battaglie, che succede? Che la difficoltà è adattiva oppure rimane tutto quanto bloccato e quindi rischio magari di andare da una parte e trovarmi un posto che dove i mob sono a livello 40 livelli più alti del mio, e allora è inutile che parli di open world perché tanto mi conviene andare direttamente nella prima zona, che è quella più semplice e quella più scalata sul mio livello. Oppure si tratterà di un gioco che segue effettivamente il tuo progresso di esperienza e quindi posso andare inizialmente in una qualsiasi area che sarà affrontabile in ogni caso, salendo di livello poi tutte le altre aree saliranno di livello con me. Pure questo sarà interessante vedere che strada sceglieranno e se a livello di game design riusciranno a tradurre questa nuova formula. Tra l'altro il problema del livellamento e dell'esperienza è sempre stato un po' uno dei crucci di Pokémon in single player. Però insomma, cioè, è esattamente, per quanto mi riguarda, questo è esattamente quello che mi aspettavo dalla presentazione, un Arceus 1,5. La base di partenza è quella, la utilizzeranno per quello e si continuerà su questa strada per molto e molto tempo, finché però ci saranno uscite ogni 2 uscite l'anno addirittura in questo caso, sarà difficile aspettarsi un vero salto qualitativo di cui la serie avrebbe tantissimo bisogno. Leggende Pokémon Scarlatto e Violetto. Però dai, fatemi sapere un po' cosa ne pensate voi, qui adesso in chat, ma anche nei commenti di YouTube, perché questo video lo ricarichiamo anche sul canale principale. Dai, sono curioso. Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Relativamente minori. Ma che è? Ma oh mio Dio.